Dopo due sconfitte torna alla vittoria l'Aragona di Mister Comito e lo fa facilmente contro un Atletico Gela che quasi mai ha impensierito la retroguardia bianco-azzurra. Cominciano i gelesi con questo colpo di testa di Piva che termina di poco all'altro. Risponde l'Aragona con una bella azione dalla sinistra che porta al tiro Ruggeri che esalta le doti di Strucheli che è bravo a deviare in angolo. La scena si ripete qualche minuto dopo, ancora con un tiro velenoso di Ruggeri che il bravo portiere gelese mette ancora in angolo. È il preludio al meritato vantaggio dell'Aragona che arriva con Tarantino che risolve con questo bel tiro un'azione cominciata da calcio d'angolo e proseguita in aria dal Gela. Vicinissimo al pareggio l'Atletico Gela con questa azione sulla sinistra di Iannello che in percussione arrivava in area aragonese e porgeva la sfera a Pinto il cui tiro si alzava di poco sulla traversa. Il primo tempo si chiudeva con la squadra di casa in vantaggio e con l'Atletico Gela che comunque nella ripresa avrebbe messo in atto tutte le proprie risorse per arrivare al pareggio. Ma il secondo tempo si apre subito con il raddoppio dell'Aragona, calcio di punizione di Di Domenico che scambia con Cusumani. Ferrante appostato sul secondo palo finalizza in rete il gol del 2-0. Potrebbe riaprire però la gara il Gela con questa azione conclusa da Iannello ma la mira è imprecisa. Ma è l'Aragona che chiude praticamente i conti con la terza marcatura ad opera ancora di Tarantino che firma la sua doppietta e realizza la rete della certezza della vittoria. Il sigillo però alla vittoria biancazzurra è opera di Ruggeri che con un pallonetto supera il portiere gelese e mette fine ad ogni velleità di rimonta dei misseni, a cui un super Loretta negava il gol della bandiera sulla conclusione ravvicinata di Iannello che avrebbe reso meno pesante la sconfitta.